Raga, siamo in un autogrill giapponese ed è uno dei, credo, due stop che facciamo con l'autobus che ci porta poi a Morioka, nella prefettura di Iwate, all'onsen. L'autobus è organizzato dall'hotel, quindi seguitemi perché vi faccio divertire oggi, vi faccio vedere come i giapponesi vanno all'onsen senza utilizzare le macchine, così possono bere, spaccarsi, divertirsi, farsi il loro bagno termale e tornassene tranquillamente in città senza troppi sbattimenti. Come è diverso dato che il giapponese ai nostri? Pappa minazzo da non c'è prosciutto crudo e sale, ma non c'è, c'è sta la signora che si era guagliata, raga, si era addormentata la zia, si era addormentata, l'amo svegliata. Vi lascio poi in descrizione altri video di altri onsen, altri onsen e altri autogrill che ho filmato durante i miei viaggi. Sto cercando qualcosa di strano da comprare, come al solito. Oh, ci sta! Bello! La soda alla lingua di mucca, ragazzi! Alle fave! Sendai, la Coca-Cola di Sendai! Hanno pure gli onsen per gli animali domestici, dove vi faccio vedere, raga, per i cani, i cani animali domestici, ci stanno le terme pure per loro. Spettacolo questo posto. Siamo nella stanza, ragazzi, è la figata già, adesso faccio il tour piccolo alla stanza. E abbiamo la cena alle 7 qualcosa stasera. Il posto è una figata assurda, la struttura è straordinaria, è enorme. È veramente enorme, c'è poi uno spettacolo dal vivo di balli tradizionali giapponesi, quindi una cosa figa, è proprio organizzato veramente molto bene. Adesso torniamo al tour della stanza, raga, venite con me. Ovviamente qua non si entra con le scarpe, quindi le scarpe le mettiamo a posto e si cammina dentro. C'è lo yukata, c'è quindi stasera proprio la figata. Guarda qua, poi si aprono la porta scorrevole, c'è la stanza con tatami, la camera è enorme. La gente mi dice perché due letti, perché mi ho scelto la camera più grande, qua ci vengono pure le famiglie, quindi la stanza è adibita più per famiglie. Guardate quanto è enorme sta stanza, raga. È enorme sta stanza. Cerco di far luce più possibile. La cassaforte e tutto quanto. E affaccia sul verdino. Allora, è stato da questo canale. Da quell'altra parte di là ci stanno tutti anche dei negozi, convini. Ma la struttura comunque è tutto quello di cui una persona necessita. Che figata. Vedete che figata, le tazzine, le cose, le robe. Ci abbiamo il frigorifero che è vuoto. Lo dobbiamo riempire. Queste qua sono le borsine che tipo ti teleporti la tua roba per andare poi all'onsen. Ce ne stanno 5-6 qua, adesso vi faccio vedere meglio. Poi vi spiego pure il discorso del secondo me dei tatuaggi. Qua c'è sta il bagno. Tac. Alla giappa. E qua c'è sta. Se... dopo. Ah, che figata! La vasca che affaccia sulla natura selvaggia. Ah, e ti rilassi qua, proprio alla grande. Alla grande, ragazzi, alla grande. Decide pure la temperatura, robe job qua. Alla grande. Bagno schiuma sono inclusi, c'è tutte le sedette che sono qua organizzate, salviettine, salviettette, dentifricio, tutto quanto, c'è sapone, sciambi, c'è tutto, non devi portare niente. Qua c'hanno tutto. Beh, piace la situazione. Figata, raga. Merita alla grande. L'onsen per i cani
per i vostri cani, ci stanno le terme qua in Giappone. Vi sedete, il cane si lascia nell'acqua calda. Ma ste robe solo in Giappolandia, raga, spettacolo. Sto posto è una figata. Non vedi che pensano a tutto, raga? Questi io li adoro, che pensano veramente a tutto. Hai hai, ma ci sta il bar, hai hai da là, raga. Lo stop per i taxi. Guardate quando capite che siete in una zona veramente di campagna, fuori dalle classiche rotte, immersi nella natura, eh? Il sabato figo, giappolandioso. Ah, e come fanno i giapponesi? La staccano la spina anche per un solo giorno, raga. Prendono, se ne vengono qua nella natura, si fanno il loro bagno termale, si godono un po' di magna buono e te ne tornano in città. Toccate e fuga, alla fine i tempi sono sempre quelli, no? Chi lavora? Mamma ciao! Mamma ciao! Mamma ciao! Cosa fai al convenience nel countryside giappo giallo? Raga, non vi offendete quando dico giappo giallo, giusto per farci risare, la vita c'è complicata per di sé, perciò io voglio mangiare questo perché ci stanno i fagioli rossi dentro. Guardate che figata, come abbiamo gli tacchi, questa cosa, poi non te la devi sniffare, mi raccomando, raga, non si sniff, perché quello sopra è zucchero. Quindi, non è dubbio. E poi questo è un combini a tutti gli effetti, solo che sei in una zona più di countryside, è l'unico vicino motel dove puoi comprare da mangiare, da bere. Come tanti altri combini alla fine di tutto. Ehi, mi raccomando, non è che ti piglia roba te la metti in tasca e te ne vai. Birra, c'è senza più birra qua, ma guardate che l'assortimento di 3 frigoriferi di birra. Questa c'è la birra pure per me, mia moglie, ci stanno i gelati, ci stanno bibite normali. Le banane confezionate a uno. Ci dividiamo una birra adesso, ci stanno i rum. Bevendo, da mangiare, posto. Questo è diamine. Wow, questo è bignè alla crema. C'è un 10N, il bignè della crema madre. Sta cosa è una bomba. Mi sa che stasera venga a fare una visita a queste parti. Questi ancora sopravvivono un po' nelle città, ma stanno sparendo questi bambini. Sono ritrovati solo nei piccoli paesi in Giappone ormai, a troppo poco. Quelli che vedete sono fagioli, raga. Non è malato di fagioli. Buono. Non so perché, è pure buona botta di zuccheri e calorie sta roba, eh. 1 euro, raga, una bomba. Non è nulla. Quello che vedete laggiù, perché quel coso piccolo è l'ufficio postale del paese. E abbiamo scoperto che questo edificio qua c'ha la pubblicità per chi vuole comprare le case con dentro l'acqua termale. Cioè, compri la casa e dentro c'è l'onsen. Dentro la casa tu che compri. Immagini che figata. Non devi più andare da nessuna parte a spendere soldi, capito? C'ha il tuo onsen dentro casa. Che figo quell'albero, fighissimo, bello, la natura. Ah, che giornata. これ天ぷらにすると美味しい。Queste sono verdure, ragazzi, in montagna, quindi è raro anche trovarle a volte nei supermercati. Là molte volte ci fanno delle insalate o le friggono, è una figata sta cosa. E quelle maionese to. Oh, cane to cosa? Cane quello già no? Ah, qua ni le.
Cioè, butti i soldi qua, raga. Vabbè, la gente ci ha messo catenazzo perché qualcuno. Però è una figata. Metti i soldi là, te prendi quello che ti serve e te lo porti. C'è pure la bustina qua. Questo costa veramente un botto. Per il supermercato c'è una casa mia, sta verdura te la costa tantissimo. Come 3-4 volte più di quanto costa qua. Ma sento che qua siamo in montagna, quindi la possono trovare con più facilità. Ma è una figata sta cosa. Ecco. Mia moglie è già felice. I soldi da qua non se ne scappano, no? E là c'è scritto che potete. Ti dicono come la miglior modo di poterla mangiare. Ti consigliano se va bollita, se va fritta, te lo dicono. Figata, raga, sta cosa. Il buffet si chiama Tanto Tanto. Tanto Tanto. E andiamo verso il buffet. E se magna. Tanto Tanto. Mi fa morire pure in giapponese. Hanno scritto pure in giapponese. Tanto Tanto. Raga, dobbiamo sopportarci a vicenda oggi. All you can eat. All'hotel, raga, dalle 7 alle 2 ore e mezza con le canette. E mica è finita qua. Stata che granchi, mannaccia. Spaghetto alle vongole. Granchi come non ci fossero domani. Qua c'è sta buffet da carne, da bistecca, del mondo, da te, del mondo e mezzo, c'è sta mondo qua. Sta arrosti pure il mondo. Poi ci stanno i buffet delle verdure giapponesi, robe strane. La gente deve mangiare un po' di verdurino, dopo te scassi 3 kg di granchio. Un po' di mais, così, 3 kg di granchio. Gli alcolici sono a parte, non sono inclusi. Il buffet della frutta, la cascata di cioccolato, le banane, le torte, raga, la torta. Ci sta altro granchio, salmone. Oh, ho dimenticato, devo tornare per prendere questo, mi sono dimenticato di prendere questo, ma devo tornare. C'è granchio, granchio, granchio. Poi ci sta un po' di carne, un po' di tutto, raga. Gamberi, pollo fritto, salsicce fritte, patate fritte, tavolini fritti, sedie fritte ci stanno pure. Come affrontare il buffet all'hotel all you can eat per 2 ore e mezza? E che fai? C'è un po' di sushi, poi c'è un po' di prosciutto, che te la scordi un po' di tempura. Due verdurine non le vuoi mangiare, un po' di pane che accompagna il prosciutto, no, e due salsicce e le buttiamo via, due patate al forno. E poi che c'è? Il curry lo vuoi assaggiare con 3 kg di maiale dentro. Ah, vabbè, poi lì sopra, quelli là è granchio, raga, mo sono scassato pure io, perché questo è il secondo viaggio, abbiamo solo iniziato. I giapponesi fanno sta cosa una volta ogni tanto. Se vengono qua, si fanno le terme, si divertono, si scassano da magna schifo e poi da lunedì ritornano a fare una vita normale. Perché una cosa del genere non la puoi fare sempre. C'è il buffet, raga, che non finisce più. La gente si sta sfondando, ma proprio questi giapponesi che si mangiano tanto poco pure i tavolini fritti. Una cosa assurda. Non devi fare schifo, no? Non devi fare schifo, no? Devi fare schifo bene, con la fontana di cioccolato, metti la banana. Ah, guarda qua, ah, proprio così. Dopo tutto quello che ha mangiato, logicamente questa è la cosa più leggera.
ショート、いや、ベーショート。Sono sexy, sexy. Ragazzi, mi raccomando, le pantofole antisesso. Ma guardate qua. Ah, proprio le pantofole, che bello che so. Sembra la comare di zia Carolina. Quella che vende le verdure giovedì mattina al mercato, uguale proprio. We are best friends. Best friends. l'esaurimento, cavolo. Giappone collezionare le bottiglie della Coca-Cola, quelle particolari. Questo qua rappresenta i tre mazzoni importanti e divisi anche in base alle regioni vicine. E c'è Iwate, Akita e Aomori. È spettacolare. Guardate che cosa originale. Straordinaria. Cioè, però a Sendai ce l'abbiamo la bottiglia della Coca-Cola della città di Sendai. Queste in tutte quante le prefetture. Le trovate queste bottiglie? Questo adesso me la porto a casa per collezione. Buongiorno, buongiorno. Signore, vi presento il natto come la colazione prima mattina, che io non mangerò manco morto. L'uovo alla cocca, ragazzi, lo yogurt, la frutta, il piano di insalate come ieri. Poi ci sta tutta roba giapponese, tutte verdure giapponesi. Questo tipo, mi sfugge il nome, ma sono l'interiore di calamaro, queste qua. Oh mio Dio, una delle cose che non riesco a mangiare. Salmone. Poi da là ci sta la zuppa di miso, che te la puoi fare tu. Da qua ci sta il riso e giù in fondo ci stanno i cornetti e il pane. Con ci sta pure sti microondi del dopoguerra. Autobus per tornare a Sendai, ragazzi, è pronto. Tutte le informazioni sono in descrizione, il sito in descrizione. Per chi si troverà mai in delle parti di Sendai, vorrà fare un giro diverso, vi lascerò tutte le informazioni. Ho speso più o meno un centinaio di euro a testa per fare comunque una stanza molto bella con la vista sulla foresta, con la all you can eat per cena, all you can eat per colazione, queste cose qua.